Non solo la prevenzione, ma anche la cura. Secondo le ultime informazioni dalla comunità scientifica, i problemi respiratori da Covid-19 sarebbero causati da trombosi dovute a problemi di coagulazione del sangue. Abbiamo notato che i disturbi coagulativi sono in corso di infezione da coronavirus, sono un evento chiave in tutto lo sviluppo della patogenesi, cioè dei problemi che si generano in corso di infezione. Cioè c'è un'attivazione rapida della cascata coagulativa che causa delle micro o macro trombosi, cioè delle trombosi dei piccoli vasi oppure delle trombosi di vasi più grandi, che poi possono causare ovviamente tromboembolia. Quindi alla Quindi base di questi problemi respiratori c'è un problema di coagulazione del sangue? esatto, cioè si è visto che i pazienti che entrano con un valore elevato, esagerato di questo D-dimero hanno nel 76% una prognosi sfavorevole. Quindi è più frequente avere questa alterazione del D-dimero in chi poi va a finire male. Ed è per questo che l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha autorizzato la ricerca sull'eparina a basso peso molecolare, che è un anticoagulante. L'eparina è largamente utilizzata in Abruzzo da circa un mese, soprattutto sui pazienti più gravi. Questa eparina ha dimostrato di avere vari effetti, quindi non solo l'azione antitrombotica a cui siamo abituati, no? Che quando la usiamo generalmente, che in questo caso ovviamente è utile perché si generano dei trombi, quindi sicuramente è utile questa azione antitrombotica. C'è anche un'attività dimostrata di questa eparina su un settore dell'immunità che si chiama complemento, quindi diciamo ha anche un ruolo antinfiammatorio, cioè incide sulla cascata infiammatoria, e poi è dimostrato che ha un ruolo diretto sulla famosa interleuchina 6, che avete ormai imparato a conoscere, che è il mediatore, uno dei mediatori principali della infiammazione. Questa interleuchina 6, che nel polmone genera il disastro, questa tempesta è stata chiamata immunitaria, quindi verrebbe inibita questa interleuchina 6 dalla eparina a basso peso molecolare. L'utilizzo precoce di questa eparina nei casi di difficoltà respiratoria, quindi ha dimostrato di dare un vantaggio e di ridurre la mortalità ed alcuni parametri di insufficienza respiratoria che sono molto importanti. Come ultimo valore aggiunto, questa eparina ha dimostrato già da parte di altri virus, comunque, ha dimostrato di avere un ruolo antivirale diretto, significa che interferisce direttamente con il virus.